Poco dopo le 13 di oggi una Fiat Multipla condotta da una donna di 50 anni residente del luogo, mentre percorreva Via Trieste in direzione Fano, a causa di un improvviso guasto all'impianto frenante è andata dritta all'incrocio con Via Sant'Anna e ha travolto una Citroen C3 che procedeva in direzione Cartoceto con a bordo quattro persone, due adulte e due bambine piccole in età prescolare. L'impatto tra le due vetture è stato violentissimo e la C3 è stata sbalzata contro il muro di recinzione di un'abitazione, mentre la Fiat Multipla ha continuato la sua corsa per poi schiantarsi contro una centralina del gas metano, tranciando le tubazioni e creando una violenta fuoriuscita di gas. Sul posto sono arrivate immediatamente due squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere la zona e mettere in sicurezza i veicoli. Immediati anche i soccorsi alle persone ferite. Ad avere la peggio la conducente della C3 di 38 anni, anch'essa del luogo, colpita in pieno dalla multipla e per la quale è stato necessario il trasporto in eliambulanza al torrette di Ancona, dove si trova al momento ricoverata, mentre la passeggera trentenne di due minori sono stati portati in codice rosso All'ospedale di Peso. La conducente della Fiat Multipla, dopo le prime cure sul posto, è stata portata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Fano. Sul luogo dell'incidente anche due squadre di marche multiservizi per chiudere la perdita e due pattuglie della Polizia Locale di Cartoceto per i rilievi di legge e deviare il traffico, dato che la strada è stata momentaneamente interdetta alla circolazione per motivi di sicurezza.